Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Talk. Oggi speciale lo squartatore di New York. E allora, buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Talk. Un appuntamento speciale questo perché si parla dello squartatore di New York. Il perché? Perché tra poco lo scoprirete, chiaramente. Allora, chi ha organizzato tutto ciò? Stefano della Rust Blade. Ciao Stefano! Ciao Tania, come al solito non ti Ma vedo, però va bene lo non stesso. ti preoccupare, l'importante è che vedrai gli altri ospiti che tra poco entreranno tranquillamente. Sento la tua voce calorosa. E non ti preoccupare, tanto poi questa puntata, come tu sai, andrà a essere fissata sui vostri account, quindi lì mi vedrete. Ecco, in questo momento sono un vostro fantasma, ok? Ok, sei la voce dall'aldilà. Sono la voce dal di là. Allora, Stefano, noi stiamo aspettando ovviamente sia Federico Frusciante che Davide Pulici, che tra l'altro ha collaborato a questo progetto dello squartatore di New York, quindi tra poco interverranno anche loro, li stiamo aspettando, però voglio subito sapere da te che emozione è stata riproporre un film in versione integrale, tra l'altro un film che non vediamo più in TV praticamente da, ecco qua, da mai, ecco qua, facciamo entrare intanto Fede, che è il secondo. Facciamolo entrare un attimino e poi dopo e c'è anche Davide che Oh, perfetto. ecco qua, faccio entrare anche Davide. Allora, ecco, ciao Federico Ciao. e ecco qui anche Davide che sta girando, ecco qua la telecamera. Eccomi. Allora, ecco qua. Ciao. Almeno vi vedete tra di voi, ospiti? No, io Sì, non no. vedo nessuno, io non li vedo. Io Ecco, non vedo nessuno. tu non vedi nessuno? Non li vedo. Beh, Io vedo perfetto. tutti. Tu vedi tutti, Federico. Beh, Allora, perfetto. Va bene. siete le voci dell'aldilà, tutti e Siete le due, voci insomma. dall'aldilà. Praticamente siamo in epoca, visto che parliamo dei Fulci, più o meno siamo là. Allora, stavo dicendo a Stefano che emozione è stata riportare intanto questo film, uno dei più violenti della filmografia di Lucio Fulci in versione integrale. Stefano, poi parliamo ovviamente innanzitutto con chi ha collaborato anche a questa grande opera che è Davide Pulici, e poi sentiamo anche, ovviamente, tra l'altro, Federico, ho sentito la tua mini recensione, Bellissimo, molto bella. esatto, sul film. Allora, Stefano, che emozione è stata e perché lo squartatore di New York e non un altro film? Che sembra una domanda tanto stupida, ma vorrei sapere perché. Allora, perché secondo me lo squartatore in Italia ha vissuto una serie di sfortune non indifferenti. Poi Frusciante mi può confermare il fatto che non veniva stampato da non so quanto in Italia. Sono state Sì. stampate un casino di versioni all'estero. E in Italia non ha avuto gran fortuna da questo punto di vista, soprattutto per il fatto che la versione italiana era completamente tagliata, piena di censure e non ha avuto cioè una release fortunata, diciamo. Se mi conferma Frusciante, insomma, che saluto e anche Davide qui, Ciao. No, io ospiti. più che altro proprio ti confermo nel fatto che tutte le persone che riuscì la mia generazione, io ho 50 anni passati. Quando si cercava Fulci negli anni 80, primi anni 90, di questo squartatore, anche nelle cassette registrate dall'amico, che l'aveva registrato dall'amico, si riusciva a trovare forse qualcosa in tedesco che era integrale, ma si vedeva come praticamente guardare dal terrazzo qualcuno che tagliava le piante, cioè ti dovevi immaginare, perché all'epoca non si vedeva praticamente niente. Quindi ti confermo che non ha circolato un granché. Poi anche le versioni DVD, io cioè la videoteca, via dicendo, erano tutte martoriate o con le scene non incluse, e quindi a quel punto è come martoriarlo ugualmente perché è una palla, cioè non servono più a niente. Se non sono narrate, cioè servono a poco. Insomma, Sì, una grande qui. emozione, Stefano, quindi. Sì, poi abbiamo lavorato al master che era completamente integrale. C'erano delle scene non doppiate che abbiamo Sì. messo le traduzioni, anche perché sono abbastanza fondamentali quelle scene. E niente, poi abbiamo pensato di fare una release degna di nota perché per me è un film. Uno dei migliori film di Fulci, ma anche un bellissimo film di cinema in generale, perché insomma, poi adesso ne parleremo, però il film ha tante cose da dire, ecco.
Tra l'altro, dici sì thriller, ma insomma ci sono scene che vanno, sono così forti che vanno al di là. Tra l'altro, insomma, è tornato al suo genere dopo diversi, credo, 4-5 horror consecutivi. Quindi era ritornato al thriller dopo diverse esperienze orrorifiche. Davide, che cosa rappresenta per te lo Squartatore di New York? Ma dunque, per me è un film che fa corpo, l'ho sempre detto, fa parte di quel nucleo di produzioni appunto della Fulvia, cioè quel gruppo di film che avevano al comando Fabrizio De Angelis. E in qualche modo è il culmine di quella fase appunto horror che voi ricordavate, che comincia con Zombie 2, poi prosegue con Paura, con l'Aldilà, con Frankenstein, e con quella villa accanto al cimitero, e poi arriva anche lo Squartatore. Una cosa che dunque mi colpiva all'epoca era che con questo film Lucio tornava un po' sulla Terra dopo questo viaggio abbastanza astratto, metafisico, appunto, attraverso quegli horror. E mi colpiva anche il fatto che in qualche modo ci fosse una sorta di analogia con quello che era avvenuto nel cinema di Dario Argento, che si era proiettato appunto nello spazio di un paio di film, Suspiria e Inferno, un po' nel metafisico e che con Tenebre tornava a raccontare una storia fondamentalmente concreta, quindi un giallo. Quindi c'era questa analogia. Io mi ricordo che lo vidi per la prima volta, lo Squartatore, nel 1984. Era proprio il giorno in cui avevo sostenuto l'esame di maturità ed ero andato a vedere questo film che mi ero perso con la prima uscita nel cinema. Io francamente non mi ricordo come fosse quella versione. Una cosa che ricordo piuttosto distintamente è che l'esecuzione della Cormio era, a me Completo. pareva, integrale con la Lametti, della Daniela Doria, lei in Sì. realtà si chiama Daniela Cormio. Mi ricordo che c'era questa cosa, tant'è che io ero stato un grande ammiratore diciamo dei precedenti horror di Fulci, che pure erano dei film abbastanza pesanti dal punto di vista degli effetti, del gore, del sangue, però mi ricordo che quella scena, non dico che mi portò a distogliere gli occhi, però ci si andava vicino, proprio perché c'era questo concetto della furia che aumentava, cioè Lucio a quel punto lì tocca lo zenith, dopo ritorna va a fare delle cose molto più tranquille, Manhattan Baby, eccetera, eccetera. Ma in quel film era veramente furente, cioè si avvertiva questa. Io l'avevo avvertita e mi aveva molto colpito questo aspetto. La furia proprio è Infatti, un. sì, la furia è quello, è il libro che c'è all'interno poi della Limited Edition, dove. Sì. Tra poco, Stefano, ne parleremo. Ah, ok. Ovviamente, non ti preoccupare, stai tranquillo. Allora, io invece Tranquillo. volevo un attimo. Allora, Federico, questo film ha avuto diverse mancanze, tra tutti Fabio Frizzi, Giannetto De Rossi, i grandi classici collaboratori che avevano trascorso insieme a Lucio gran parte dei film precedenti, eppure, nonostante tutto, è riuscito a fare un film veramente crudele, violento, insomma, fortissimo. Non è sceso a compromessi con nulla e con niente all'interno del film, si è sfogato in tutta la sua violenza. Quindi, nonostante la mancanza dei suoi fedeli prodi, che lo avevano accompagnato ai film precedenti, comunque è riuscito ad andare avanti. Sì, ma perché in un certo senso uno dei due collaboratori che hanno sostituito era in realtà il montatore di Una lucertola alla pelle di donna, quindi ci aveva già in un certo senso lavorato e il montaggio è buono. Forse si può sentire un po' più la mancanza di Frizzi, che però mi pare non ci fosse nemmeno in quella villa accanto al cimitero. Quindi c'è. No, perché era Walter Rizzacchi, Sì, era era Rizzacchi, mi pare, Walter no? Rizza, Mi sì. pare di Quindi sì. comunque era una colonna sonora, quella della Squartatore, A me buona. piace molto. Cioè è un film che sinceramente quando io poi l'ho visto integrale sono rimasto, che poi alla fine riesce a trovare, come ha detto il nostro amico Stefano, da una decina d'anni,
il DVD magari integrale tedesco e queste cose qui, quindi l'hai visto. E Sì. devo dire che comunque io pure avendolo visto, io l'ho visto da ragazzino, cioè perché io l'avrò visto fine anni 80, quindi avrò avuto 14-15 anni. E anche quando lo vedi comunque non totalmente integrale, pur martoriato, diciamo. Comunque c'era una strana aura decadente e malsana, perché noi ragazzi dei primi anni 70, primissimi, siamo cresciuti con un'America che all'inizio degli anni 80 ci facevamo vedere tutti, pulita, cioè queste città così splendenti, questi cocktail, questi film così. Arriva Fucci, ci porta in un certo tipo di marciume, non lo so, mi dava un senso di fregarsene della trama a tratti e cercare di raccontare quello che c'era intorno, che è tutta la storia della donna che va a giro con quello con due dita, che si entra con la possibilità che lui possa essere l'assassino, ma ci credi poco. Cioè sembra quasi girare attorno a questo film, questo girare attorno al giallo e non trasformandolo in un giallo Wudnik puro, con indizi da seguire ogni scena, anzi va a giro un po' per i cazzi suoi, questa cosa sono interessantissima, proprio perché, come dice bene Pulici, i film prima, chiaramente, al di là in particolare, sono completamente astratti nella presenza della parola, surreali, grotteschi, come uno vuol definire, ma sicuramente non normali horror, se no non sarebbero quello che sono. E qui, in un certo senso, pur allontanandosi definitivamente a livello di descrizione astratta, cioè siamo in un realismo dove questa ammazza, ma le telefonate, poi c'è un finale e tutto il resto, però sembra proprio che Fulci un po' se ne freghi, ecco, delle regole del giallo. E questo mi è sembrato sin dalle prime volte, che se ne fregasse un po' della regola stessa e ci volesse raccontare anche altro, boh, forse è impressione mia. Quando poi lo vedi integrare, sinceramente, quando c'è la scena che sì, è vero, monta in un certo senso, è come, sono come quelle canzoni, non lo so, in un certo senso post-punk che partono molto giù e poi alla fine sono nel noise più puro e quindi in un certo senso non riesci. Lo squartatore quando parte la violenza ti rendi conto che forse non arriva nemmeno in fondo e quando arriva in fondo, sì, è uno di quei film che a me il taglio di cose di là mi ha dato particolarmente fastidio perché inserendolo anche per un adolescente in un ambiente sessuale ti stordisce questa cosa del sesso, morte, chiaramente violenza, e quindi è uno di quei film che sono stati sottovalutati, appunto, secondo me, proprio perché la divulgazione, ecco, verso il popolo, anche quello fulciano, in un certo senso, è sempre stata o quasi martoriata, e quindi, in un certo senso, per come ben sappiamo, il fanatico totale dell'horror, o comunque del cinema totale, vuole la versione sempre super integrale, quindi quello tende anche giustamente a considerarlo un po' meno. E Ok. io, è un film che ho visto decine di volte e che continuo a vedere molto volentieri, e che poi mi vedrò ora nella versione super sicura, che Assolutamente. io, amando Fulci tutto, anche praticamente il filmino del matrimonio, poi con uno che c'ha la maglietta di Throbbing Gristle gli comprerei anche casa, quindi. Vedi. Allora, Stefano, facciamo questa bella presentazione con calma per, ovviamente siamo qui per questo, dello Squartatore di New York. Vai. Allora, beh, agganciandomi un po' anche alla storia, anch'io sono d'accordo sia con Davide che con Federico. A me ricordava, non dico anche un po' Taxi Driver in alcune parti, però ha una rappresentazione di un New York molto, molto decadente che mi è sempre piaciuta, anche questa donna che aveva degli spogliarelli. Cioè, c'è una storia, come dice, sì, c'è il giallo all'interno, ma Fulci ti sposta sempre in varie situazioni. Comunque, le versioni che abbiamo fatto sono ben Quattro quattro, quindi versioni. abbiamo cercato di coprire un po' tutto, sia così non ci rompono il cazzo, perché dicono, ah De no, non c'è questa, non c'è de quell'altra. detto detto Robert La Fran, ma abbiamo allora innanzutto il DVD, Il giusto? DVD c'è il Blu-ray, Sì. in tutti e due c'è sia l'intervista a Cinzia De Ponti, sia l'intervento di Che tra Davide, poco che si spiega anche lui. spiegherà lui, tra Se... poco entrerà lui nel dettaglio per quanto riguarda il suo intervento. Vai. E poi c'è l'edizione deluxe, questa che tra l'altro è apribile, insomma, poi ve la faccio vedere, però non ve la voglio troppo No, spoilerare, no, non ecco. spoilerare, ok, così è bello. Insomma, all'interno c'ha delle cartoline che poi chi conosce il film sa dove volevamo arrivare. E oltre al Blu-ray c'è anche la colonna sonora che io apprezzo moltissimo perché la colonna sonora un po' ha un certo che di poliziesco anni 70. A me ho sempre pensato questo e il contrasto con il film,
insomma, è abbastanza efficace, non ha quel sound troppo horror, che in questo film invece l'horror c'entra, ma c'entra anche un altro tipo di horror, di thriller, insomma. Poi non so se è solo una mia impressione, però lui ti sposta in varie situazioni. E poi c'è l'evidence box. Noi abbiamo cercato di riprodurre artisticamente Ecco. una versione dello squartatore con all'interno Proprio con sia. questa copertina, falla vedere, stile americana proprio. Sì, come se fosse un Rosso archivio. intorno. Sì. Sì, come se fosse un archivio della polizia. E all'interno abbiamo voluto mettere anche la lametta insanguinata, se volete L'hai vedere, usata guardate. la lametta? Sì, certo, la mia ragazza, Mio. guarda, questa. Poi ci sono le Polaroid. E poi abbiamo fatto. Conoscendo la tua ragazza, mi sa che lei che la userà con te praticamente. Vabbè. Ecco, E dai. poi vedete, guarda, come se fosse praticamente una raccolta prove della polizia. Abbiamo anche messo il nome del tenente William. Insomma, abbiamo voluto dare. Vabbè, e poi c'è il libro, insomma, È il di Davide con libricino. tutto il suo, con tutta la sua spiegazione. Poi ci sono anche le locandine. Insomma, abbiamo coperto il buco, come si dice, che insomma, da tanti anni. Non è stato stampato, era negli archivi della Vidia. Io ho preso i diritti senza batter ciglio. Non è stata una scelta di soldi, assolutamente. Anche se non avessi fatto una lira, sarei stato contento lo stesso perché andava fatta questa cosa. Stefano, Quindi, quanto ci avete lavorato a questo progetto? saranno 6-7 mesi che ci lavoriamo, insomma, tra extra vari, restauri, grafiche, eccetera, eccetera. Insomma, un bel Forse po'. non te l'ho mai chiesto, qual è la cosa più complicata da fare in realtà? Di Bah, tutto il lavoro. ce ne sono parecchie. Beh, l'authoring del Blu-ray è una di quelle, perché Ecco. non è come fare l'authoring di un DVD, è un po' più complicato. E poi l'inserimento degli extra, ma dal mio punto di vista è cercare di non banalizzarla troppo, cioè cercare di fare un qualcosa di nuovo, insomma, cercare una grafica nuova anche per la copertina e tante altre cose, Tante insomma, cose. per gli amanti. Perché il problema è che sono uscite tantissime versioni all'estero e questo è uno dei motivi perché mi ha spinto. Ma queste cose mi fanno incazzare, nel senso che non si può non avere un film del genere in Italia e non stamparlo e non distribuirlo. Cioè, è una cosa che non ha senso per me. E, insomma, Frusciante ha anche avuto il negozio, quindi mi può capire meglio, bene, insomma, di quanto è difficile in Italia commerciare questi tipi di prodotti, insomma. Davide, hai appunto collaborato con questo libricino dove hai spiegato un po' che cosa, Davide? Ma il libricino è un po' una costola dell'opera al nero, in qualche modo, il libro che avevo fatto un paio d'anni fa su proprio questa serie di horror. Ma forse una delle cose più curiose e più interessanti ha a che vedere, è un mezzo mistero questa cosa, ha a che vedere proprio con la nascita dell'idea di fare lo squartatore, che in origine diciamo aveva una storia piuttosto diversa, perché in origine era quella stessa storia scritta da Gianfranco Clerici e Vincenzo Mannino, che poi è servita come sceneggiatura per un delitto poco comune, cioè era la storia fondamentalmente di un pazzo, di un maniaco, definiamolo un maniaco, che era affetto da questa strana malattia che si chiama progeria, Progeria, che sì. la progeria ti fa invecchiare da giovane fondamentalmente, Sì. e c'era questa storia abbastanza stravagante di un assassino che sfruttava questa patologia per non essere riconosciuto. Detto molto semplicemente, questo ammazzava la gente, ma già nel momento in cui qualcuno lo vedeva, lo identificava, eccetera, eccetera, questo era già cambiato. Poi, sai, è una cosa che, detta così, bisognerebbe poi capire effettivamente bene come andarono le cose. Quel che è certo è che evidentemente a Fulci e comunque anche al Cobra non andava bene questa cosa, cioè capivano che era un po' troppo arzigogolata, per cui sarebbe
successo che a poco meno di una settimana, 10 giorni dall'inizio delle riprese, Dardano Sacchetti sarebbe stato convocato, diciamo così, come salvatore della patria per scrivere in fretta e furia un'altra sceneggiatura, che poi Revision, di fatto revisionò il copione ma più praticamente. che revisionarlo, Tania, in realtà venne riscritto completamente, Ecco. perché questo spunto della progeria è stato completamente abbandonato, tant'è vero Cancella. che poi lo ripresero per un delitto poco comune Davide, di dogana. domanda diciamo, la prima stesura. Le prime stesure erano molto più violente di poi come abbiamo visto il film, oppure? Ma guarda, non ne ho la più pallida idea, perché questi pochi dati che si riescono a raccogliere a proposito appunto di questa prima stesura, di questo primo draft, di questa prima idea di sceneggiatura, si limitano a questi accenni che ho fatto. Ok. Credo che me l'avesse raccontata questa storia lo stesso Gianfranco Clerici, ricordando come in realtà poi questa sceneggiatura venne seppellita. E si virò fondamentalmente su una storia molto, molto più semplice, che era l'idea dello squartatore di Londra trasferito praticamente a New York. Questo almeno è quanto mi raccontava anche Fabrizio De Angelis, e quello che poi mi ha detto alla fin fine pure Sacchetti, che lavorò per un certo periodo, lui dice 10 giorni, ma probabilmente questa è un'esagerazione. Ci volle di più sicuramente per quadrare la sceneggiatura, che è appunto quella che poi abbiamo visto. Immagino che più che una questione di sceneggiatura, lì fosse proprio una questione di, come dire, di spirito, di lucio, che comunque sia, qualunque storia avesse avuto sotto mano, l'avrebbe poi sviluppata, io credo, in una maniera estremamente violenta, cioè questo posso supporlo. Lo squartatore di New York, ovviamente, già dal titolo, cioè, ti predispone a pensare che si trattasse di qualcosa di estremamente Eh violento, beh, sì. estremamente efferato. Cioè, ripeto, ci sono effetti, perché uno mi può venire a dire: sì, vabbè, ma anche la Lassander che viene massacrata con il punteruolo in Freudstein, anche. Tutti gli altri effetti che c'erano negli horror erano potenti, però qui c'è proprio, cioè si avverte quello che dicevo prima, cioè che c'era in Fulci una furia, non so come altro definirla, che è riuscito a trasmettere perfettamente, cioè la prima uccisione, per esempio, della Sì. Ponti sul ferry boat, ma voglio dire, è una cosa che ti resta assolutamente negli occhi, forse proprio perché il contesto è concreto, non c'è più appunto questa spiegazione sovrannaturale o metafisica di contorno, è tutto lì, è un film assolutamente terreno, quindi probabilmente anche la dirompenza degli effetti e delle cose è maggiore. Ma io credo che poi, sai, si parlava della misoginia di Fulci, è inutile che Sì. stiamo a girarci attorno. E quindi forse in qualche modo si scatena anche questa pulsione, che era in lui in modo Uno così virulento, oltre sfogo, che uno violento. Sì, sfogo. una sorta di sfogo in qualche modo, Sì, ci può stare anche questo. sono d'accordo, anzi, secondo me c'è anche molto di autobiografico in Ah, tutti, pro vabbè. probabilmente sì, sono d'accordo Sì, anch'io che ma nello squartatore ci sia, ci sia. sì. Ci siano degli elementi. C'è l'ospedale, ci sono tante cose che Certo. insomma, sappiamo anche molto bene che ha avuto una brutta storia Lucio con sua moglie. Insomma, sua moglie Certo. si è Sì. suicidata per una, mi sembra una diagnosi sbagliata di tumore. Quindi questa è bruttissima la storia, che se lei si è uccisa per uno sbaglio medico. Questo è interessante Quindi, come cosa. infatti, Si uccise, credo, mettendosi la testa nel forno, qualcosa del genere. Questo me lo raccontava il povero Fernando Di Leo, che mi disse una volta, mi raccontò, non so per quale ragione, mi disse che la prima persona alla quale Fulci aveva telefonato dopo aver appreso della morte di sua moglie era stato proprio Fernando. È una cosa che mi aveva colpito, perché Fernando gli parlava di questa morte
di questo suicidio fatto mettendo la testa in un forno o qualcosa Ma del poi, genere. orribile. Sembra. Ma la causa del suicidio poi anche, perché insomma lei si è uccisa per una diagnosi sbagliata di Sì. tumore e lei pensa, cioè, è stata tremenda la situazione, cioè, lì Pazzesco, pazzesco. ti spacchi in due e cominci a fare un cinema completamente diverso, insomma, quindi. Certo. Assolutamente. Negli anni 90 lo sappiamo, dagli anni 90 in poi, soprattutto il film è stato man mano ampiamente, insomma, rivalutato fino a diventare un cult movie, è stato, insomma, considerato, io lo ritengo ancora veramente uno dei migliori film di Lucio Fulci. Però, caro Federico, è troppo facile leggere le recensioni positive, ce ne sarebbero 3.000, 4.000 se non di più. Io vado a leggere però quelle negative perché sono sempre curioso di andare a leggerle per far capire un po' come. Grande opere come Suspiria, Profondo Rosso, alcuni film mozzafiato bellissimi di Mario Bava per la fotografia, sono stati massacrati, stroncati alla loro uscita e poi dopo invece negli anni rivalutati. Ad esempio, La Repubblica all'epoca scrisse, interpretato da po attori poco noti, il film risulta alla fine poco più di un'esercitazione da mattatoio. Il Corriere della Sera lo definì un tipico prodotto ibrido volto alle esportazioni. Addirittura ci andò pesantissimo con un carico da Pino Farinotti, diede al film una stella e scrive sul suo dizionario: Il maniaco rivendica gli omicidi parlando come Paperino, la polizia brancola nel buio e il pubblico si annoia. Ecco, adesso, poi dopo ovviamente c'è stata la rivalutazione del film. Che ne pensi, Federico, di queste critiche, Che voglio dire? devo dirti? Cioè, non so chi ha firmato queste cose, quindi andrebbe il punto è, se il critico nell'83, non lo so, ha 60 anni ed è convinto ancora che qualunque cosa horror debba essere stroncata, e poi Fucci ce l'avevano particolarmente sulle palle un po' tutti. Guarda, ti dico che Pino Farinotti è tra noi, ancora vivo e vegeto. No, cioè, ma è dei fare, no, mica, no, non dico lui, anche le altre firme potrebbero essere vivissime, cioè, Sì, non sì. sto parlando di, No, non no. si sta parlando di un film di 100 anni fa, ma di 40, quindi uno Esatto. poteva avere 40 anni come 30. Sto dicendo che c'è c'era un'impostazione, continua a esserci, critica, non è che è cambiato molto verso l'horror. In Italia c'è un'impostazione comunque di un certo tipo di stampa critica che è sempre stata attenta solo al sangue, non lo ha mai contestualizzato, cioè, questo è indubbio. Però, sai, si parla di critiche di 40 anni fa, cioè 40 anni fa massacravano anche Carpenter, cioè, è proprio una questione di non considerare proprio. Cioè, io quando ero ragazzo, sinceramente, leggevo tantissime riviste perché ne usciva una marea negli anni 80 di riviste di cinema, e poi negli anni 90 mi facevo anche notturno. E poi, fortunatamente, negli anni 2000, fine 90, sì, notturno diventò più espanso, e quindi, però, insomma. Si cercava di leggere tutto, tutto di ogni tipo di genere di cinema. Io non è che siccome amavo Fulci, allora mi doveva stare sul cazzo il cinema intellettuale o Bellocchio, no? Non era questo il punto. Io proprio non davo, quando leggevo le riviste di cinema, mi servivano per capire chi era il direttore della fotografia, su cosa lavoravano, quali erano le cose più importanti. Le recensioni, come nella musica, sinceramente, non le leggevo molto volentieri. Perché non conoscevo le firme, non è internet, non è come adesso che un po' ti informi di chi stai leggendo. Cioè, questo ha scritto che fa schifo il film, ma chi è? Cioè, io tranne Ghezzi e pochi altri che seguivo, cioè, questo chi è? Cioè, quindi a un certo punto seguivo le critiche di chi mi interessava, e quindi sicuramente in vita mia credo non aver mai letto una critica della Repubblica, del Messaggero, del Corriere della Sera, dei giornali, della stampa, così non credo di aver mai letto e mai le leggerò. Al limite della critica è specializzata, ancora meglio, sempre letto quello. Quindi per me questa è gente che faceva il suo lavoro attraverso un modo che forse era anche. Mi pare che se il pubblico si annoia, secondo Farinotti, a me va benissimo, però lui non deve. Per me la critica è sbagliata perché nell'ironia, che mi va benissimo, Fulci è una persona ironica, nell'ironia però c'è un maltrattamento di tutto il resto, cioè perché la noia è molto relativa e quindi te non puoi trattare male un film perché annoia il pubblico, non mi hai detto cos'è per te, cioè in realtà Ok.
alla fine. Cioè, quindi non, queste non sono critiche, sono 3 righe messe lì per prendere quello che devono prendere, cioè, perché sembra che non l'abbiano visto il film, tanto glielo vai a Esatto. vedere a fa. Secondo me neanche lo avevo visto. Guardi il Esatto, neanche trailer, è l'ho pieno visto. di sangue, arrivederci, grazie, 2 righe, ti prego. Volevo l'opinione anche di Davide, che ovviamente è un critico, quindi volevo sapere esattamente quando, secondo me, leggere queste cose sono abbastanza forti, poi considerando quello che Ma poi. sai, non era tanto una questione relativa solo al povero Lucio, perché se uno si va a rileggere, ne pesco uno tra mille, la recensione che era apparsa sul Corriere della Sera quando uscì Inferno, titolava Premiata Macelleria Argento. Cioè, ma quelli erano, insomma, non c'è niente da fare, soprattutto i quotidianisti. Avevano un'impostazione tale per cui quasi sempre il cinema di genere, non dico solo italiano, ma soprattutto quello italiano, veniva stroncato, cioè stroncavano tutto, stroncavano Di Leo, non si salvava nessuno. Rara avis, ogni tanto c'era Grazzini che fece, sì, credo che fosse Grazzini che fece una buona recensione di Suspiri, eccetera, ma in genere comunque tutti i film italiani di un certo tipo venivano stroncati, cioè quando andava bene gli davano due pallini, ma proprio ad andare bene, a differenza dei francesi, perché io mi ricordo che allora, stiamo parlando degli anni 80, compravo l'Ecran Fantastique e quelli avevano già perfettamente capito chi era Fulci, lo invitavano, gli facevano interviste, cioè qua proprio non c'era neanche nessuno, va detto anche Sì. questo, onestamente, che al di fuori dei quotidianisti, non c'è, tu non leggevi di questi film. Notturno è nato anche per questa ragione, l'abbiamo messo in piedi semplicemente perché non c'era niente da leggere relativamente a questi film. Con buona pace di quelli che facevano i pataloghi, mica i pataloghi, queste menate qua che sembra che avessero scoperto. Ma i pataloghi li leggevano in quattro gatti, le fanzine che circolavano prima di noi le leggevano in quattro gatti. Ma di che cazzo stiamo parlando? Poi, e comunque va detta un'altra cosa: se vogliamo tornare al 1994, Fulci non se lo calcolava assolutamente nessuno. Io sono testimone di queste cose perché me le ricordo. Non era assolutamente, anche nell'ambito del fandom, voglio dire, non so, sì, certo, si parlava di Argento, ma Fulci davvero era assolutamente sottostimato. Io questo insisto nel dirlo. Poi, grazie a Dio, col tempo le cose, come dire, sono rientrate in un giusto ordine. Ma davvero all'inizio degli anni 90 Fulci non se lo calcolava nessuno, ma non c'era né al di là né che al di là. Cioè, tant'è che quando, voglio dire, uno andava al cinema e restava a bocca aperta davanti all'al di là, maggio 1900 o quando era 80, 80, 81, 80, Sì. 81, non mi ricordo. Cioè, tu ti sentivi uno e dicevi, beh, vabbè, sarò solo io quello a cui piace sta roba. Cioè, non pensavi che ci potesse essere un'aggregazione perché non esisteva niente intorno a cui il fandom, definiamolo così, sparso, sotterraneo, occulto, eccetera, eccetera, si potesse aggregare. Quindi eravamo in tanti che probabilmente eravamo convinti, ciascuno di noi, e diceva, beh, vabbè, probabilmente piacerà solo a me. Cioè, questa era un po'. Assolutamente non nelle riviste di cinema, nella roba che. Cioè, figurati se su Chuck, che poi comunque arriva dopo, cioè, ma potevano apprezzare Fulci, ma lo mettevano in quelle cazzo di colonnine fatte per Freaks, scritte da Freaks e fatte per Freaks, dove diceva, ah, cioè, c'era il mostro degli anni 50 e poi c'era anche Lucio Fulci, cioè non c'era assolutamente una consapevolezza Ghettizzato di quello che. praticamente, un po' Ma più che messo. ghettizzato, ma trattato così, alla stregua di uno che faceva della roba. Non c'era niente, veramente nessuno che volesse informarsi su Fulci a livello di letteratura. Non c'era, poi sono arrivati i primi libri del buon Bruschini e di Tentori, sono state le primissime cose che hanno cominciato a far circolare l'idea che in Italia, dico, in Italia, In Italia. che questi film invece avessero un valore, fossero eccetera. Ma era un panorama assolutamente depresso quello di allora, davvero. Tra l'altro, Davide, stai dicendo una cosa, appunto, in Italia, film Lo Squartatore di New York, che ha avuto invece un ottimo seguito all'estero, Stefano.
Sì, assolutamente. Insomma, ci sono stampe diverse per ogni stato. Sì. Addirittura in America ne hanno fatte due o tre diverse. Però, insomma, come dice Davide, cioè, secondo me il discorso è anche che all'estero è stato talmente tanto pompato Fulci che è stato poi rivalutato in Italia, secondo me. Perché io lo guardavo, Fulci, insomma, ero un amante, perché era un amante delle cose underground italiane, quindi, come dice lui, non veniva neanche pubblicizzato, no? Cioè, era talmente un nome underground che uno andava a capire chi era questo regista. Però, se pensiamo a Tarantino, quanto l'ha nominato, poi sai, ah, allora è un grande, cioè, capisci? Certo. All'estero funziona, cioè, noi abbiamo questo esteroferismo estremo, in cui quando all'estero dicono che è un grande artista, allora ci autocondizioniamo nel È dire proprio ok, è un grande regista. così, è proprio Certo, così. 20 anni dopo, Sì, 20 anni 20 anni dopo, sì, dopo. anche 30. Consideriamo anche una cosa, però, Comunque. obiettivamente, questi film, De Angelis, eccetera, non li facevano in previsione del mercato italiano. Il mercato Certo, italiano era vero. assolutamente, come dire, dopo quello che era successo con Zombie 2, in Italia aveva fatto 4 lire, ma in America aveva fatto il botto. Questi puntavano ovviamente a fare film fondamentalmente per l'esportazione, c'è poco da fare. È Quindi vero, quello che poi succedeva in Italia, che parlassero bene e parlassero male, gliene allora, fregava poco niente, perché certo. l'importante era che facessero quattrini sul mercato internazionale, Certo. come in effetti hanno fatto, Beh, perché poi. se pensiamo ad Argento, Argento ha fatto il botto subito con l'uccello delle piume di Sì, ma cristallo. Argento è Dopodiché, diverso. Argento è sì, però diverso perché era. aperto ai Certo. registi italiani tutti i nomi sugli animali. Cioè, Certo, sì, beh, certo, ha sì. aperto un mercato, Quelli sì, no, sicuramente. ma quelli erano Non sei. studiati anche per l'Italia, sicuramente. Però voglio dire, già alla fine anni 70, con Zombie 2 si apre una nuova fase in cui questi si rendono conto che fare dei film di un certo tipo funziona proprio perché hanno export, cioè perché possono essere venduti in Corea, in Giappone, in Francia, in Ah. Inghilterra, in America, vanno ovunque, quindi Davide, posso questo. farti una domanda? Visto che oggi siamo proprio liberi, liberi. La domanda che mi nasce spontanea, penso a qualsiasi utente, nasce spontanea. Ma Lucio Fulci, che prezzo ha dovuto pagare? Per quale motivo era dimenticato? Cioè, che cosa l'ha fatto, tra virgolette, di male volgarmente rispetto a un Dario Argento? Perché? Cioè, perché c'era. Ma diciamo che Dario ha subito cominciato identificandosi come regista di thriller. Lucio ha fatto di tutto di più nella sua carriera, ha Quindi fatto le commedie, ha fatto Lucio, il Franco cioè e il Ciccio, ha praticamente fatto i Musicarelli, esatto, quindi è entrato negli anni 70 sulla scia di Argento in qualche modo a fare anche lui i gialli thriller, poi faceva i western, cioè era un, come dire, un eclettico, uno che ha girato film di ogni tipo, ha fatto gli Zanna Bianca, ha fatto. Dario era insomma, specifico. è tutta colpa di Adriano Celentano, No, più che altro sai cosa? Poi non praticamente, dimentichiamoci che no. comunque, perché sembra una cosa bassa, ma Argento disponeva di pubblicità e mezzi che Fulci si sognava Certo, cioè, a sì, livello anche quello sì. produttivo, Anche, e assolutamente quindi vero, anche questo. la spinta relativa, io poi ho la mia idea, lo vedo col cinema orientale che io amo da una 35 anni, ormai da metà anni 80 che cerco di recuperare ogni cosa. Lo vedo con l'Italia, funziona così, ha ragione Stefano, noi abbiamo bisogno dell'imbocco. Cioè in Italia i film che funzionano orientali, se Kurosawa va in America, lo premiano, allora si guarda Kurosawa per un paio d'anni arrivano i film. Se Bruce Lee sfonda in America, allora ce lo portano a noi. Funziona sempre così. Se ci fate caso, negli ultimi 30 anni poi, per arrivare a un film italiano, cioè, se arriva un film di John Woo è perché c'è scritto Tarantino, ha detto che il film vorrei fare io. Se arriva quello di Kitano è perché c'è scritto Fincher, lo volevo fare io. Abbiamo sempre bisogno, per prendere qualcosa di estraneo oppure di nostro, di un indizio dalla parte hollywoodiana. Non c'è Berzi. E anche per i vari stessi, La città incantata, per esempio, che vinse l'Oscar come miglior film di animazione di Miyazaki, lo vinse per le spinte clamorose di quello della Pixar, che lo voleva premiare a tutti i costi e che lo spinse in tutto il mondo. Se non c'hai qualcuno che ti sponsorizza nel cinema, secondo me, specialmente quello più underground, quindi orientale per uno di sicuro, e anche quello horror, così, non arrivi.
Non arrivi e non arriverai mai. Fulci è arrivato nel momento, non in cui la critica lo trattava bene, perché Fulci negli anni 80, io lo leggevo negli anni 80-90 le critiche e i giornali americani, francesi, ci si cercava di fare di tutto pur di recuperare qualcosa e parlasse del cinema di genere, le peggio cose, ed erano già trattati bene, ma non è che la critica italiana si è fatta fregare qualcosa per almeno altri, fino al 98-99, diciamo quella ufficiale, che poi in realtà... Ho letto, leggevo anche due, Le Duellanti, dove c'erano vari riferimenti a Fulci, per esempio, perché ci scriveva di tutto dentro, che era un giornale molto interessante. E mi ricordo ancora, per esempio, che uscì un horror nel 94 che c'aveva una scena particolare, e nel recensore disse: sembra copiata da Fulci, che però l'aveva fatta 3 volte meglio nell'aldilà, nell'obitorio. Dovevi trovare dei piccoli riferimenti. Poi, quando ero ragazzo, magari c'era Splatters, che era un po' più grande, c'era Nosferatu, questa rivista che ogni tanto appariva e vedevi Vedevo anch'io. che c'erano le foto di Demonia che stavano girando, e noi aspettava tutti sto Demonia, che poi non si è mai più visto, e poi quando si è visto che avevano addirittura sbagliato le lenti a metterle su, che era un casino. E quindi con Fulci c'è questa situazione, e qui ha ragione Davide, se Dario Argento è intoccabile fino a magari agli anni 80, quindi ha comunque una filmografia di genere stretta che funziona. E Fulci è innegabile, ed è innegabile che comunque, tranne per me, Le Porte del Silenzio è un buon film, però è innegabile che abbia avuto una discesa che Argento ha avuto più in là, non ha avuto il tempo di farsi, perché Fulci, ripeto, io amo come Svaligiamo la Banca d'Italia, perché si vede, secondo me, il tocco fulciano anche all'inizio. Io amo tanto di Fulci, però Fulci è un personaggio che non poteva arrivare come Argento, perché non ha quella forza di non arrivare a livello artistico, intendo arrivare subito, perché non ha quella, diciamo, idea che stesso si dava di artista, che è anche un sapersi vendere e non vendere, non perché Argento sapesse vendere o meno o peggio, ma questo suo essere triste, raccontare che aveva i sogni, essere magro, era anche un personaggio particolare che piaceva. Fulci era il classico uomo di cinema con gli occhialetti, la pipa che se la batteva sul petto. Non era, era un personaggio col quale dovevi ragionare, perché era intellettuale Beh, ma completo. Quindi per me, io guarda, far io. arrivare me, ma se non ti spinge qualcuno all'epoca davvero di grosso, non arrivi, per il semplice fatto che, come diceva bene Stefano, Argento ha fatto un botto di incassi talmente grosso che si è fatto subito che è il maestro del giallo all'italiana dopo un film. Cioè, non so se è No, chiaro. Cioè, ma questo non dopo c'è. tre No, film era guarda, il maestro Federico, non totale. c'è nulla. Fulci, quando lui ne aveva fatti 3, ne aveva già fatti Cioè, 15, magari non gialli. scusate, non c'è nulla di male a dire che Dario Argento si sapeva vendere bene, lo Ma sappiamo da non è alcuni questione film, di ma saper è vendere. giusto Cioè, anche. Così, è se giusto fa anche una trilogia quello. degli animali che incassa come uno sbotto, diventa subito il maestro del cinema thriller italiano, che va Sappiamo anche bene, lo vende sì, tutti e oggi che oscura il nome degli altri. sappiamo tu tutti oggi, è inutile nasconderci, così non facciamo nemmeno gli ipocriti, che ci sono alcuni aneddoti di Dario Argento, anche quando ha fatto delle cose a livello televisivo proprio, anche insomma dei programmi televisivi, dove insomma lo sanno tutti, aggiungeva aneddoti che erano Certo, veri certo. in parte e poi Sì, venivano ma insomma, ragazzi, pompati, il punto è che e io sono quello andato a vedere Demoni, come tutti, che avevo niente di 12-13 anni, male, con quello di 18 preso alla cassa dicendo: pagami te il biglietto, che se no mi facevano entrare. All'epoca era molto più facile. Facevi passare per tuo fratello quello accanto, avevi 13 anni, entravi a vedere film e volevi. Ma detto questa cosa dei miei tempi, cioè, era proprio una questione qui. Secondo me, a livello proprio vorrei tornare un attimo sullo Squartato di New York, perché siamo andati completamente. Poi volevo dire che, secondo me, Fulci in questo film, sì, c'è questo tipo di misoginia in un certo senso, che viene buttata su questi personaggi, però alla fine non c'è mai un senso di leggerezza in tutto questo. Quindi è come se fosse sofferente nel dover esprimere questo lato, se così davvero doveva essere, perché io non lo so. Perché mi interessava prima il discorso dei Pulici proprio su questa cosa, perché era interessante quanto il lato furioso, appunto, del Fulci stesso avesse in quel periodo storico, anche se capace gli mettevano a mano un musicarello, nell'83 avrebbe fatto ammazzare tutti su quel palco. Cioè, probabilmente Certo. questa cosa qui Assolutamente mi sì. interessava, perché volevo capire se Davide l'aveva intuita, perché è interessante, perché in effetti era un periodo che probabilmente Fulci voleva dare tutto. Tornando un attimino però a Argento, vi faccio presente che era talmente famoso che io, quando sono andato a vedere Demoni, ripeto, quando sono andato a vedere La Chiesa, c'era scritto grosso quanto una Dario casa Dario Argento. Argento, e per trovare Umberto Vabis subito l'andò Appunto. so. Ebbè, appunto, Quindi sto torniamo al dicendo, discorso. hanno sempre venduto un nome che è diventato il maestro del thriller italiano, cioè De Palma discute con Argento.
Argento, non credo abbia mai parlato con Fucci, sono amici, cioè, hanno discusso anche spesso sul loro cinema, è diventato mainstream. Ecco, Davide, qual è la differenza? no, da Uno è underground, l'altro è mainstream, ma anche per scelte di violenza e per scelte narrative, assolutamente secondo sì. me. E per decaduta, secondo me, a un certo punto, Fulciana, che ha Volevo portato anche alla chiedere, mancanza di un ricordo. anche chiedere a Davide una cosa. Allora, insomma, quello che noi sappiamo è che Lucio Fulci ha sempre visto Non si svizzera un paperino come il suo film, insomma, del cuore, quello preferito, quello che gli era più vicino. Volevo sapere da te, Davide, se sapevi, insomma, proprio da Lucio stesso, o comunque da chi, insomma, gli era intorno, come giudicava lui invece questo film, Lo squartatore di New York? Come lo vedeva? Se Non si svizzera un paperino è stato il suo film, diciamo, quello prediletto, quello insomma preferito, Lo squartatore di New York, com'è stato per lui? Che opera è stata? Dunque, io quello che ti posso dire è noi non abbiamo mai avuto la possibilità, nonostante io personalmente non l'ho mai Conosciuto, incontrato, Manlio sì, ma non abbiamo mai avuto, tant'è che Manlio gli fece avere, lui lo cercava disperatamente, Zombie 2, perché Lucio gli telefonò un giorno dicendo so che lei può procurarmi Zombie 2, noi avevamo la cassetta Pensa all'epoca te. svizzera. Perché lui lo voleva rivedere e non lo trovava. Ci ho detto, ma dunque, il problema di Lucio, di Fulci in qualche modo, è che lui, nel momento in cui alla fine degli anni 70 incontra, cioè questa sorta di incontro fatale con l'horror, proprio con l'horror, con Zombie 2, lui lì, in qualche oscuro modo, che poi si fa sempre più chiaro, capisce di avere trovato un genere all'interno del quale può esprimere cose che prima sì, fuoriuscivano in una maniera o nell'altra, ma che non gli consentivano però di esprimerle in maniera così diretta. Allora è lì, io insisto su questo, l'ho detto, lo dico anche in Fulci for Fake, eccetera, è lì che nasce il mito di Fulci, quello vero, quello d'esportazione anche, ma nasce anche il mito di Lucio ai suoi stessi occhi, nel senso che lui comprende a quel punto di aver incontrato per una serie di circostanze. Un genere, anche tutto un sistema produttivo che gli veniva garantito dal Cobra con i collaboratori dei quali prima voi giustamente parlavate, che lo mette nelle condizioni di fare qualcosa in assoluta libertà. Allora, Lo squartatore di New York è l'esempio forse massimo da questo punto di vista, proprio della libertà assoluta di fare cioè, Fulci, questi 4-5 film dei quali parlavamo, li ha fatti in assoluta libertà, cioè non aveva più limiti. Mentre nel Paperino, ancora in Una lucertola con la pelle di donna, piuttosto che in Sette notti in nero, bene o male esistevano dei limiti di, chiamiamola, censura, eccetera, eccetera. Proprio in vista del fatto che questi film, a partire da Zombie 2, avevano avuto un successo clamoroso all'estero. Loro facevano questi film fregandosene del fatto che poi la censura in Italia li potesse massacrare, non gliene fregava un cazzo, perché quello che gli importava era che arrivassero appunto a questa committenza. E là Fulci si scatena anche per questa ragione, perché si rende conto che non ha limiti, che può veramente fare le cose nella maniera più selvaggia. Quindi io immagino, non lo so, mi ricordo di aver letto interviste sulle Clown Fantastiche, eccetera, dove lui parlava dettagliatamente del film, eccetera, eccetera. Io credo che lui li amasse profondamente questi film proprio per questa ragione, perché si era reso conto che lì, in quel momento, poteva veramente scatenarsi, cosa che poi ha fatto. Ha fatto, peraltro, poi nello stesso tempo, secondo me, i film più belli della sua carriera, ma questo è un altro discorso ed è un giudizio assolutamente personale, perché al di là è una vetta insuperabile, non c'è un cazzo da fare, Beatrice Cenci, Paperino, mica il problema, ma stiamo scherzando, cioè l'al di là è una vetta assolutamente insuperabile. Per tornare a questo discorso, quindi io credo che lui amasse molto questi film proprio per questa ragione, e lì su questi film ha costruito il proprio mito, perché il mito di Fulci all'estero non nasce
per la lucertola, la pelle di donna, piuttosto che per il paperino. Infatti non circola, nessuno rifà versioni di questi film. Stefano dice, vengono giustamente pubblicati all'estero. Sì, ma andiamo a vedere quali sono i film pubblicati. Zombie 2, L'aldilà, Paura un po' meno, Freudstein e Lo squartatore. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, gli altri, io non so se esista qualche versione di Sette Notti in Nero americano. Sì, ne avranno fatta una, ne avranno fatta una e mezza, ma ne avranno fatte due, ma non ne fanno una all'anno, come succede per L'aldilà. L'aldilà esce ormai con una versione all'anno, una versione con upgrade sempre più... C'è una ragione, no? Per cui è su questi film che si è instaurato soprattutto il mito. Il suo mito. Per forza. Ma anche The House of Cemetery, molto, cioè, c'è anche tutte le cose... Ma è chiaro, sì, è una roba... Sì, sì, assolutamente. È ovvio, sono quei 4-5, sono i film del periodo Fulvia che hanno obiettivamente in sé, secondo me, una magia davvero particolare. Non voglio levare niente al resto della produzione di Lucio, l'ultimo sulla faccia di questa terra a dire qualcosa del genere, però è un fatto che questi film sono quelli che persistono, sono quelli che continuamente vengono rieditati, ripubblicati, eccetera, eccetera. E giustamente Stefano non è che va a cercare di fare una super mega edizione di una lucertola con la pelle di donna, la va a fare giustamente lo squartatore. A me piacerebbe tanto fare certo, ma se escono le compriamo, è ovvio, certo. Però voglio dire, lo squartatore è proprio anche per questa sua storia di tagli, di versioni, eccetera, eccetera, si prestava a fare un'operazione filologica come quella che Stefano ha fatto. Adesso sto lavorando anche un altro Fulci, ma non ve lo posso dire. È un mito già, anche questo. Ma io già lo so, però. Non è ancora firmato il contratto, però c'è una cosa molto, molto interessante. E sono e non è ancora stato nominato questa sera, quindi vediamo. Se dici così, uno fa, uno se fai i conti e stai zitto. Allora, vi faccio una domanda a tutti e tre la stessa, perché mi interessa molto, almeno molti questo pensano. Davide prima c'è già arrivato con una presetta. Dopo Lo squartatore di New York più Il nulla o poco, diciamo, cioè Lo squartatore di New York è stato l'ultimo grande salto di Lucio? Siete d'accordo? Sì, no? E perché, Stefano? No, io ho trovato geniale anche Il gatto nel cervello. Cioè, e soprattutto per il fatto di come la storia che c'è lui all'interno del film, insomma, una serie di cose, è una specie di citazione del suo cinema. Secondo me lì è stato un altro film geniale. Va rivalutato tantissimo quel film, secondo me. Davide, che ne pensi? Ma che ne penso? Penso sì, più o meno è così, nel senso che Lo squartatore, Manhattan purtroppo era una storia complicata. Manhattan è venuto fuori completamente diverso rispetto a come era nato. Poi, per carità, ci sono i guerrieri, il post-atomico, ma no, non sono male neanche Murder Rock. Poi però, quando cominciamo ad arrivare veramente alle produzioni proprio povere, non c'è niente assolutamente da fare. Fantasma di Sodoma non mi piace, quando lì si rompe lo specchio non mi piace, lo stesso Gatto nel cervello, al di là di tutto il bene che gli posso volere, ma è una poracciata, cioè è un film veramente misero dal punto di vista della messa in scena. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce, cioè il fatto che valicata la metà, 86-87, io salvo ancora abbastanza Zombie 3, ma tutto sommato per motivi affettivi personali. E poi c'è questo decadimento anche della forma, e questo va detto, perché Argento un decadimento della forma di quel genere non ce l'ha mai avuto. Budget diversi, per carità, assolutamente. Argento si è rincoglionito per altre ragioni, ma non ha mai avuto un decadimento proprio così vistoso. Poi alla fine Lucio probabilmente era anche malato, c'è anche da mettere questo. Era molto stanco, quindi era stanco, era malato, era probabilmente incazzato, sfiduciato, non lo so. Per cui
Io arrivo al massimo veramente a dire Zombie 3, che poi non l'abbiamo mai visto nel suo montaggio, quindi dobbiamo giudicarlo sulla base poi Certo. delle aggiunte che sono state fatte dal duo Fragasso Mattei. Quindi, però ecco, Su cui sì, su questo poi tra l'altro ci sono anche l'ultimo delle grande film, leggende, dai. l'ultimo cosa, scusami? Che ci sono anche delle leggende su questo trittico Fulci Mattei Fragasso, insomma, si sa È che. un dato di fatto che noi il montaggio originale di Zombie 3 non l'abbiamo mai visto. Questo è fuori di dubbio. Cioè, c'è quel montaggio lì, pareva che quello originale ci fosse, ma non è mai saltato fuori, non l'abbiamo mai Esatto. visto. Sicuramente dal punto di vista della potenza, intendo dire, lo squartatore è Vero. l'ultimo grande film di Lucio da questo punto di vista, dal punto di vista della violenza, Della della violenza. potenza, eccetera, eccetera. Poi Federico? però, appunto, Murder Rock non è male, comunque, Sì, alla sì, fin fine, sì, sì. non mi Federico? dispiace. Ma io devo dire la verità, io Manhattan Baby, secondo me, c'ha i primi 10 minuti sono spettacolari, proprio. E ricordano l'aldilà con lei, con gli occhi bianchi, secondo me parte benissimo in quel simile esorcista, diciamo, simile inizio africano. È un film che a me piace nonostante tutto. Si vede che secondo me lì la forma ancora tecnica ce l'aveva Fulci, cioè, al di là di qualche scivolone, qualche effetto venuto qua e là, però perché ancora lavorava con gente che sapeva fare il suo mestiere. Io credo che Fulci abbia avuto un problema di caduta di budget, caduta di salute e caduta di chi lavorava con lui. Se noi pensiamo alle meravigliose picconate in soggettiva di paura della morte, di paura quando spaccano la bara, se pensiamo alle stesse scene identiche che ha provato a fare in Demonia, dove invece l'operatore di macchina non riusciva a fare quel movimento e sembrava che stesse facendo l'opposto, quasi andava fuori tempo, lì c'è anche una questione di chi sta manualmente cercando di portare Certo. fuori quello che il regista voleva fare. Al di là di questo, io comunque, perché io sono lesionato, mi diverto anche con le frecce blu di Conquest, cioè io il fantascientifico sinceramente lo adoro, cioè, è uno dei film che mi piacciono tantissimo di Fulci, al di là di alcune parti di miseria, insomma, c'ha della follia allucinante. Poi il resto lo guardi perché Fulci, le parti, diciamo, quelle televisive tipo Sodoma's Ghost non lo affronti, cioè per affrontare Sodoma's Ghost bisogna mettersi lì, e di Fulci lo guardo, ma arrivarci in fondo è dura, 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 dura. Io riesco ad arrivare in fondo a quando lì ci ruppe lo specchio perché mi ricorda Fritz Lang, non lo so, perché quest'idea finale, spoilerizzo per chi non avesse visto un film, non ha visto nessuno, dell'ombra che si muove da sola, secondo me era geniale, c'era qualche tocco, però aveva perso, era sciatto, cioè girato il film in America con i Certo, quello, cartelli. quello è il Cioè, problema. se giri un film in America e cazzo e lasci i cartelli dello stop italiani, si vede, cioè, si perde quello. Invece, uno dei film che amo è Le Porte del Silenzio, che è l'ultimo che secondo me riacquanta un po' di tecnica, ci dà un po' di quella voglia di raccontare in maniera totalmente sua, quasi chiesloschiana, surreale, la morte. Però sì, certo, lo Squartatore di New York è la fine di una fase, ma perché si sta avvicinando anche lentamente, tranne alcune produzioni di Argento e qualcosa della Film Mirage, anche proprio alla fine del cinema di Certo, genere italiano. eh Cioè, di lì beh. a poco ci saranno i post-atomici, ci beccheremo tanto bel Castellari, tanto bel Sergio Martino, tante belle cose ancora del post-atomico, in quello che volete, però Bava andrà alla televisione, tutti verranno presi da Mediaset per fare quei troiai di film delle case, qualcuno meglio, qualcuno peggio, voglia di, ce li tolgono dal cinema e il cinema è morto, cioè, arrivederci e grazie. Quindi per me è proprio anche un decadimento di ciò che c'è intorno. Ripeto, Argento ha avuto un decadimento, secondo me, più tardi, quando sono mancati i suoi talenti accanto, forse, ecco, Il padre quando hanno cominciato a. soprattutto, secondo me. Sì, ma poi sai, io ho un'idea mia particolare, secondo me Argento è una persona sensibile e intelligente, sono anche dell'idea che in un certo senso probabilmente voglia raccontare anche qualcos'altro e che se noi spettatori, che poi sia brutto o meno il film, questo sarà poi relativamente da vedere, abbiamo, siccome è il maestro dell'horror, il maestro del thriller, abbiamo una condizione di aspettativa verso Argento di qualcosa che vogliamo noi, la soggettiva, il guanto nero, o quello lì, o quello là. Se non lo fa, già il film vedo che viene massacrato. È vero che i film magari sono brutti, però su Argento trovo che bisognerebbe contestualizzare sempre quello che lui ci vuole dire, non quello che noi ci vogliamo sentire dire. Stefano, Su Fulci vale un po' lo stesso, perché comunque la cosa dell'horror è vera, ma va anche detto che gli amanti dell'horror sono un po' come i metallari,
Cioè, se gli Iron Maiden fanno la solita cosa per 40 dischi gli va bene. No. E quindi l'amante dell'horror è un po' così. Quindi è più facile che ci sia un amante dell'horror che porti avanti il cinema horror di Fulci che un amante, che ne so, della commedia che vada a scoprire due film di Franco e Ciccio, okay, anche belli. Io trovo che sia proprio anche il genere, non solo la forza giusta, che Davide ha detto che Fulci tira fuori completamente nell'horror perché si esprime al massimo dei livelli. Non c'è un film commedia che vale quanto là di là, non c'è un giallo che vale quanto là di là, quello è indubbio. Però ripeto, è anche vero che il pubblico dell'horror è tosto, cioè, e quindi non si dimentica e accetta molto volentieri anche il passato. Cioè, se noi facciamo vedere a un film che gli garba la fantascienza ora con tutte le esplosioni, un film degli anni 80, rimane deluso per gli effetti e tutto il resto. Se noi facciamo vedere a un amante di 19 anni del cinema horror l'aldilà adesso, o lo squartatore, non rimane deluso, perché l'amante del cinema horror contestualizza meglio, secondo me, perché è proprio legato a quel genere, quindi è per quello che secondo me anche Fulci è di più esaltato all'estero dagli amanti, perché è esaltato proprio dagli amanti dell'horror, che sono tanti e sono solidi, allora, e duri, per quello secondo me che funziona anche meno l'altro Fulci, non tanto per la qualità. Siamo in chiusura, Stefano, siamo qui per vendere, pubblicizza. Beh, allora potete acquistare questa bellissima edizione sul nostro sito internet. Non abbiamo fatto solo questo film, abbiamo fatto anche le 5 giornate per farvi capire che non facciamo solo abbiamo fatto per parlare di Argento, dell'Argento diverso, abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo fatto Contamination di Luigi Cozzi e il prossimo anno uscirà, di cui faremo poi un altro speciale, sempre, ok? Una sì, assolutamente, su Contamination. E quindi venite sul nostro sito internet, poi ovviamente abbiamo una marea di colonne sonore, tra cui anche Conquest abbiamo fatto, insomma, di Simonetti. Con Simonetti, sai, abbiamo un ottimo rapporto, e insomma visitate il nostro sito internet. Per il prossimo anno ci saranno dei bellissimi film, vi ne accenno uno: ci sarà Santa Sangre, una nuova edizione degna di nota. Se puoi chiedere a Simonetti di non mandare i video a luna di notte su WhatsApp, grazie. Perché io va dormo. Bene, va bene. Io dormo. Ma me li manda alle 5 della mattina. Ecco, capisci? Non usciamo vivi da sta cosa con Claudio, vabbè. No, io allora volevo un attimino ricordare gli appuntamenti. Rimanete un attimo con me, perché martedì torneremo con Ore Talk. Due ospiti: Mirabelli, uno dei fondatori di Horror Faces, una piattaforma innovativa, tutta nuova, italiana, che conterrà all'interno film italiani e internazionali del mondo di genere, horror, thriller. Quindi caricate, lo chiedo a tutti i registi, caricate. Mettetevi in contatto con Horror Faces, partirà a inizio dicembre e avremo uno dei fondatori. Poi subito dopo Marco Spoletini, uno dei più grandi montatori italiani, con noi, vincitore anche di un Vespertili Awards, sarà con noi e ci racconterà anche l'emozione che ha vissuto. Poi vi ricordo mercoledì 22 la finestra sul thriller con alcuni dei miei editor, così come anche giovedì 30. Poi con Federico ci ritroveremo mercoledì 29 con il fruscio di Frusciante. Giovedì 23, I Cultissimi, parleremo di due spettacolari cult, due grandi classici, insieme a Dario Ballantini e Paolo Nizza. E poi martedì con Serieland, martedì sera con Serieland parleremo ovviamente di due, tre, quattro serie, ovviamente sempre del mondo che fa parte di genere. Grazie Stefano, grazie Davide, grazie Federico. Poi, grazie Federico, grazie Davide. Ciao, ragazzi. Evviva Lucci. Sempre. Ciao, ragazzi. Ciao.